Un consiglio regionale celebrato in occasione del 10° anniversario del terremoto dell'Aquila. E in apertura sono stati dati dei riconoscimenti a Gianni Letta, che non era presente, a Guido Bertolaso, Franco Gabrielli, anche lui assente per altri impegni, Gianni Chiodi e Massimo Cialente. L'Assemblea regionale ha rivolto la dovuta attenzione al tema terremoto dell'Aquila durante la discussione del primo punto all'ordine del giorno sul sisma aquilano, commemorando pure le 309 vittime, anche con le proposte che giungeranno rispetto al tragico evento che colpì il capoluogo abruzzese ormai 10 anni fa. A questo proposito, su proposta del Presidente del Consiglio regionale Sospiri, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito di consegnare un riconoscimento ufficiale a quelle figure che si sono distinte per l'impegno profuso e il ruolo ricoperto in quel drammatico frangente del 2009. Seguo molto quello che succede in questa città e nonostante quello che si dica, nonostante le polemiche che ci stanno anche, vedo comunque un grande fermento, ancora lavori in corso dappertutto, ricostruzione che sta andando avanti, credo che sia uno dei più grandi cantieri di fatto d'Europa. Ci volevano anni perché l'Aquila non è una città del Giappone dove non ci sono tradizioni, storia, arte da preservare. L'Aquila andava ricostruita con grande attenzione, con parsimonia in qualche modo per quello che riguarda il rispetto dei beni culturali. Quindi ci sta che ci sia voluto tutto questo tempo e che serva ancora qualche anno. L'importante è che si stia lavorando e che quindi ci sia ancora la speranza e la voglia di andare avanti. È un'esperienza di vita che credo che pochi abbiano vissuto e quindi per me ricordarlo, tornarci e vedere che in qualche modo dopo 12 anni questa cosa, questo impegno è stato apprezzato, è chiaro che crea un'emozione. Poi anche perché viene dal Consiglio regionale, dove, dai banchi dove io sono stato per tanti anni. I presenti hanno voluto ricordare quei momenti in cui si prendevano decisioni per l'Aquila, ma unanime il riconoscimento di tutti, soprattutto al popolo aquilano. Senza di loro tanti risultati non sarebbero stati ottenuti.